scuola secondaria di primo grado Maria Brigida. Oggi saremo qui per scoprire i punti critici della città di Nervoli. Il palloncino rosso indicherà il pericolo. Il palloncino lilla, invece, sarà la speranza per una città a misura di tutti. Ok, andiamo via alla nostra ricerca. Seguiteci! Come potete vedere, forse da qui non si vede bene, adesso ci avviciniamo un po', qui la rampa per diversamente abili c'è, però il problema è uno, la macchina! Come faccio a passare? Ma ora che guardo bene, le strisce bianche, questo comune, Ubaldignolo rosso! Ma ora proviamo a vedere com'è la zona dalla parte opposta. Ma guarda te! No, qui cado! Ok, sicuramente se non fossi stato trasportato mi sarei accappottato. Minimo. Ecco qui un'altra ingiustizia. Ubaldignolo! Come potete vedere siamo a pochi metri dalla scuola. E mettiamo caso che mi venisse voglia di prendere una pizza con i miei amici, o casomai di comprare un libro, come faccio? Terza ingiustizia, Ubaldignolo! Eccoci qui davanti alla ASL di Termoli. Mettiamo il caso che mi serva un certificato medico di invalidità civile. Per passare ed entrare nell'ufficio, che è proprio davanti all'ingresso, come faccio? È mancante la rampa per diversamente abili? Un'altra ingiustizia, Ubaldignolo! Qui c'è la commissione medica di invalidità civile. Sì, è vero che potrei utilizzare la rampa sul lato, ma è anche vero che a due passi dall'entrata c'è l'ufficio. L'ascensore è rotto! Se io fossi con la carrozzella, come farei? Ubaldignolo! Mi trovo all'ingresso di un supermercato e fortunatamente c'è la rampa d'accesso. Nardellina! Ubaldignolo! Qui termina il nostro percorso. Siamo ritornati al punto di partenza. Abbiamo segnalato alcuni punti critici nei dintorni della nostra scuola. Mettermi nei panni di un disabile è stato divertente per certi aspetti. Certo, adesso ho capito quanto difficile e complicata possa essere la vita di un vero disabile. Questa è Termoli oggi, dove ancora prevalgono i palloncini rossi. Quello che ci auguriamo è che a Termoli ci sia un po' più di lilla. Via le ingiustizie!